Come le variazioni del flusso elettrico, soprattutto se sono rapide, generano dei campi magnetici B dalle linee circolari, come in queste due figure, allo stesso modo le variazioni del flusso magnetico, quindi le variazioni del flusso del campo B, sia in aumento che in diminuzione, producono, dei campi elettrici dalle linee circolari. Dunque, in generale, le variazioni del flusso di uno dei due campi genera linee circolari dell'altro campo. Qui le variazioni del flusso magnetico generano linee circolari del campo elettrico. Qua invece le variazioni del flusso elettrico generano linee circolari del campo magnetico. C'è una differenza importante: se il flusso elettrico aumenta, le linee del campo B girano in senso orario; se il flusso elettrico diminuisce, le linee del campo B girano in senso antiorario. Il contrario invece succede quando a variare è il flusso magnetico. Se il flusso magnetico aumenta, le linee del campo elettrico girano al contrario, cioè in senso orario, e se il flusso magnetico diminuisce, le linee del campo elettrico girano in senso antiorario. Questa importante differenza è espressa da questo segno meno, che rappresenta il meno della legge di Lenz, nella formula di Faraday-Neumann-Henry, cioè la circuitazione del campo elettrico, che in pratica sta a significare in quale verso girano le linee del campo elettrico, ha il segno opposto rispetto alla rapidità di variazione del flusso magnetico. Invece, nell'equazione di Ampère-Maxwell, la circuitazione del campo B, che in pratica dà l'orientazione, cioè il verso in cui girano le linee di B, ha lo stesso segno, perché qui c'è il più, della rapidità di variazione del flusso elettrico. Le due situazioni sono poste a confronto, con queste due immagini. Nell'immagine superiore c'è la quarta equazione di Maxwell, cioè la legge di Ampère-Maxwell, con il campo elettrico che è disegnato in colore arancione e l'induzione magnetica in verde. Nelle figure in basso invece c'è la legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz: il campo elettrico è sempre disegnato in arancione e l'induzione magnetica in verde. Qui vediamo bene il ruolo simmetrico dei due campi e l'influenza che ciascun campo ha sull'altro. Nella legge di Ampère-Maxwell, quando cambia il flusso elettrico, si generano le linee circolari del campo B. Nella legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz, invece, a cambiare è il flusso magnetico e si generano le linee circolari del campo E. Però in questo caso si generano dalla parte opposta, cioè nel verso opposto rispetto alle linee del campo B. Infatti l'aumento del flusso, in questo caso è il flusso elettrico che aumenta, genera B dalle linee circolari antiorarie, cioè nel verso giusto, tra virgolette, per così dire, cioè il verso indicato dalla regola della mano destra numero 1. Se invece ad aumentare è il flusso di B, le linee circolari del campo elettrico vanno nel verso contrario, contrario alla prima regola della mano destra. Discorsi simili ma rovesciati valgono nel caso in cui il flusso elettrico diminuisca, oppure diminuisca il flusso magnetico. Come dicevamo prima, il verso opposto di rotazione delle linee del campo B rispetto a quelle del campo E, cioè delle linee di B rispetto alle linee di E, è matematicamente espresso dal segno meno della legge di Lenz. La circuitazione del campo elettrico ha segno opposto alla rapidità di variazione del flusso magnetico, invece la circuitazione di B ha lo stesso segno della rapidità di variazione del flusso elettrico.